Ciao a tutte e ciao a tutti. Oggi parliamo di un numero che sicuramente ti interesserà tantissimo. Intanto, la prima domanda: ti capita mai di svegliarti alle 3 del mattino? Beh, circa una decina di anni fa o poco più, Crayon, questa famiglia di angeli, dichiarò in una canalizzazione di quello che è il grande Lee Carroll, disse: "Salve, sono Crayon del servizio magnetico", così si annuncia sempre. E continuando disse: "Se ti svegli alle 3 significa che stai sciogliendo di notte quelli che vengono chiamati voti di castità". Ora, non vuol dire che tu devi fare chissà che pratiche per favorire il tutto, anche se ne ho suggerite varie e nel tempo si sono anche evolute, ma quello che ti chiedo di fare è di osservare quando cammini per strada, quando leggi un libro e via dicendo, quante volte ti appare questo numero, il numero 3. E per capirlo sino in fondo, ti devo dare due spiegazioni perché è molto, molto importante, indipendentemente dal fatto che tu lo veda adesso o lo vedrai fra 3 anni o l'hai visto nel passato. Perché? Perché la cosa comunque ti riguarda, fosse anche tua figlia, tuo figlio o tua mamma e via dicendo, perché la genealogia dice grazie quando ciò accade, perché si scioglie una cosa che potremmo chiamare una catena, si spezza una catena. Il 3 rappresenta la persona creativa, il massimo della creatività ce l'abbiamo nel 3, rappresenta il femminino che emerge e gioisce di quella che è la vita, godendo di quella che è l'energia del numero precedente, che è il 2, che in questo caso, guardandoli in positivo, è la saggezza e la conoscenza. Tant'è che alcuni dicono che il numero 2 forse è il numero più elevato che ci sta nell'universo. E dovremmo abituarci a vedere i numeri come fossero delle divinità, e non saremo sicuramente i primi a percepire un numero in questa forma. Ma parlando di numeri, mi raccomando, il link in descrizione, perché sono aperte questo mese le 2 nuove classi. Ti puoi iscrivere per il corso di numerologia, imparare ad interpretare le date in modo eccellente. E oltre a questo, tanto, tanto altro di più. Mi raccomando, perché stanno chiudendo le iscrizioni. Se non hai mai avuto l'occasione di svegliarti alle 3, oppure vuoi far sì che questo permetta a te di crescere ancora di più, di migliorarti ancora di più, beh, è arrivato il momento di osservare ciò che accadde nella tua famiglia, ad esempio quella che viene chiamata interruzione di comunicazione tra un padre e un figlio, che pensati coincide con la parola verbo, ma vabbè, questo è naturale, ma coincide anche con l'elettricità che hai in casa. Quando hai un'interruzione di comunicazione con il padre, non ti meravigliare se in casa tua salta la lampadina spesso, si brucia la lampadina, oppure se salta l'impianto elettrico in generale. Non si tratta di fenomeni paranormali, si tratta di essere esattamente in quell'informazione, perché vedere in 3 come numero civico o assistere ad una lampadina che si brucia, credimi, è la stessa identica cosa. Anche il sistema nervoso è associato a quello che è il mondo dell'elettricità e non a caso è associato a quella che è la ricerca del padre. Tutte le volte che il tuo sistema nervoso sta gridando attraverso la rigidità, beh, in quel momento stai cercando una figura paterna che non necessariamente è la tua. Perché? Perché questa interruzione di comunicazione con il padre può riguardare, ad esempio, la morte prematura di tuo nonno materno quando tua mamma aveva 5 anni, tanto per fare un esempio. Quella memoria ti sta condizionando sul piano sentimentale. Beh, se ti ho detto sciogliere i voti di castità, penso che già ci siamo capiti. Ma va a condizionare anche situazioni come quelle del piano economico, per esempio. Perché senza il padre, senza la luce del sole, che è il padre, beh, è impossibile essere visti. Quindi, se vivi momenti, sensazioni di esclusione, sappi che è perché in genealogia è come se ci fosse una luce molto, molto ridotta. E quindi tu sei poco visibile, si direbbe nel sociale, ma anche nei rapporti di coppia. Quindi tendi a non essere visto, si dice escluso. Infatti, il numero 3, cercando di rendere le cose il più semplice possibile, attiva altri numeri, il 6 e il 9. Per essere semplici, il 6 è quanto mi sento scelta come persona. Il 9 è proprio il senso di esclusione, o al contrario, il cammino verso l'illuminazione, è l'eremita nei tarocchi. Bene, detto ciò, il 3 è un numero meraviglioso, ma se hai nella tua storia genealogica un fatto come quello che ti ho descritto, cioè un padre che muore prematuramente o emigra o se ne va per qualche motivo, beh, dovresti prendere in considerazione quanto ti dirò fra poco. Tu potresti dire: "Ma io non ricordo di fatti del genere". Devi includere anche le nascite vicino alle morti dei
dei padri, cioè di un nonno, di un bisnonno. Per vicino si può intendere anche 2 o 3 anni prima, 2 o 3 anni dopo, e in alcuni casi anche molto, molto, molto di più. La genealogia tu te la stai portando dietro ogni giorno, anche la 7ª, 8ª, 10ª generazione, ma non te ne rendi conto. Dando per scontato che anche tu sei dentro ad un serbatoio così, nota alcune cose. Qual è il tuo tono di voce, per esempio, quando vuoi entrare in una conversazione? La prima vocale che pronunci ha un tono acceso, tipo "mamma, sono qui"? È un esempio, perché cerchi di entrare in modo piuttosto forte dentro una conversazione perché a te è proibita la comunicazione. Oppure ancora si guarda molto al numero precedente, dicevo prima il 2, però in questo caso lo devi guardare ribaltato al contrario. Infatti il 2 è l'eliminazione. Se in una conversazione classica che tu hai con tuo marito, dove riterrai anche di non sentirti capita, se sbatti la porta o dici frasi del tipo "beh basta, io non c'ho più voglia di parlare" o cose che comunque interrompono la conversazione, tu in quel caso sei dentro quella matrice, dentro quella memoria che ti ho appena esposto, e in quel caso il 2 è l'eliminazione. E non ti meravigliare se hai ad esempio costipazione continua, attacchi di dissenteria o situazioni, diciamo, alternative che elencheremo magari in altri video. Cerca intanto di farmi capire quante volte ti appare questo 3 e se ti svegli per esempio alle 3 del mattino. Ma cosa fare a questo punto? Se vedi continuamente il numero 3 o se lo cominci a vedere da ora, cosa molto fattibile, cosa fare? Beh, ogni volta che lo vedi devi ripetere 3 volte "ho capito, ho capito, ho capito". Stai dicendo alla parte più profonda di te che stai diventando consapevole, che forse i meccanismi più profondi, come si muovono le cellule, come si muove il sistema nervoso, poco ti interessa, tanto avviene tutto in autonomia. Quindi chiediti a che livello stai della tua evoluzione. Chiediti: sei qui per capire che senso ha questa vita o vivi in modo disordinato? E chiediti soprattutto come non sprecare il tempo che ti rimane, come diceva il grande Battiato. E se mi segui da Facebook, qui sopra trovi un link, e qui sotto lo trovi invece in YouTube, beh, cliccalo, perché ti permetterà di entrare in quello che è il mondo dell'eccellenza, la Nez Academy, un percorso semplice e completo. Avrai la capacità di riconoscere quelli che sono i blocchi, è presente il ripetersi di certi schemi, riuscirai a riconoscere la ciclicità che ti coinvolge e che coinvolge le persone che si rivolgono a te. In un attimo riuscirai a riconoscere quelle che sono le dinamiche che non permettono ad una persona di raggiungere i propri obiettivi. Inoltre hai la possibilità di poter entrare in quello che è il percorso della chiaroveggenza, e non è pensare ma è vedere, è molto diverso da come si concepisce di solito il Feng Shui, l'arte della disposizione dell'arredamento. Diciamo che è una specie di cabala dove tu hai la capacità, dal divano della tua migliore amica, di riuscire a capire com'era l'infanzia di suo nonno. E poi la tarologia, riconoscere i tarocchi. Beh, insomma, ci sono tante tante cose, ma ricordati, tutto parte dalla numerologia. Diventerai una persona esperta. Leggi anche le recensioni che girano di questa mia accademia, l'Accademia d'Eccellenza. Tu puoi diventare eccellente. A seguire, dopo che avrai compilato il modulo, tu avrai la possibilità di essere contattata da una persona che, è una mia responsabile, ti farà avere del materiale. Tra l'altro ci sono anche i prezzi, c'è tutto, e potrai anche avere un incontro personale con me. Anzi, a dire la verità, è pure necessario avere un incontro per capire i tuoi punti di forza, dove agire e come riuscire a farti fare il corso al meglio. Mi raccomando, tu ce la puoi fare, anche tu potrai essere eccellente grazie all'Accademia dell'Eccellenza, la Nez Academy, l'accademia più eccellente e la più imitata in Italia. Quindi mi raccomando, qui sopra in Facebook e qui sotto in YouTube, clicca, fallo ora, in questo momento. Entrerai in quello che è il secondo mio sito, dopodiché, una volta compilato, vai a visitare anche l'altro sito. Ma mi raccomando, compila quel modulo. Un abbraccio, ciao ciao.